insomma è sicuramente un talent, un format che sta per partire. Universal Beauty Competition, Marco Ciria, c'è ai microfoni di Radio Roma Capitale, benvenuto. Ciao Marco, ragazzi, come stai? Buon pomeriggio, come va? Molto bene, ben arrivato ovviamente in questo studio. Grazie. Non è nuovo perché spesso ci viene a trovare anche fuori per prendere un caffettino, ma sappiamo che oggi qua questo studio si riempie di grandi novità, perché questo concorso che poi è cambiato, c'è qualcosa di nuovo nell'aria, so che dietro stai facendo tanto movimento, cerchiamo di far capire un po' a tutti, anche perché c'è la parola reality dietro a questo Universal Beauty Competition, che è sempre molto attuale. La parola reality è... sì, assolutamente. Universal Beauty Competition è semplicemente il lavoro di una riunificazione di 5 concorsi fra i più importanti del pianeta, che è stato il frutto di un pensiero lungo anni, dopo aver trascorso 5 anni a Miss World e 5 anni a Miss Universe, dopo aver girato il mondo ed essermi... Sì, perché praticamente sei stato ovunque. Sì, sono stato direttore nazionale per un bel po' di tempo. Lui quindi... si presenta in maniera così modesta, ma in realtà ha disputato 6 finali mondiali in 3 concorsi internazionali, esatto, di bellezza diversi: Miss World, Miss Universe e Miss Elite World. Esatto. Ti ha visto World... impegnato in 4 anni importanti, Marco. Sono stati 4 anni importanti, fondamentali, che mi hanno un pochino... aperto quello che è la mente sul mondo dei concorsi di bellezza, perché quando tu parli di concorso di bellezza in Italia è come se parlassi del Festival di Sanremo, no? Sono delle cose istituzionali che ci sono da sempre, che però, diciamolo, senza bloccarci su nulla, nessuno ha mai avuto il coraggio di modificare, di cambiare.